Ciao, benvenuti nello spazio Neo Podcasting. Questa è la stagione 2. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Neo Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Neo Podcasting, un contenuto audio a cadenza mensile. Ciao, benvenuti alla puntata numero 21, ultima puntata della seconda stagione di Neo Podcasting. In questo episodio andrò a parlare di una bloggata sintetizzabile con il titolo L'attacco cattocomunista all'Europa. Ora, se andate a cliccare sul link che trovate nella descrizione del video di YouTube, sarete catapultati su una mia bloggata dove praticamente emerge il fatto che in Francia, da ormai parecchi anni, perlomeno da quando è stato eletto Macron presidente, stanno discutendo della possibilità di fare una difesa continentale dell'Europa. Ora, se io vi avessi detto che 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, un presidente della Repubblica Francese avrebbe vinto le elezioni sul tema della CED De Gasperi, quindi sulla difesa continentale dell'Europa, probabilmente mi avreste preso per un matto da allegare. Invece è stato proprio così. Macron è diventato presidente proprio vincendo sui temi della costruzione di una difesa continentale dell'Europa. Nei due filmati che potete trovare nella mia bloggata ci sono due filmati estratti da YouTube in francese che ho provveduto a tradurli per le persone che non hanno capacità linguistiche francesi per comprendere quello di cosa stanno discutendo. E appunto il tema è proprio la costruzione di un esercito europeo, quindi forze armate europee finanziate con politiche fiscali europee, quindi dentro un bilancio europeo, proprio per avere una difesa continentale dell'Europa. Questi temi, che ormai sono vecchi, praticamente almeno da 2 o 3 anni, quindi stanno discutendo, non sono mai permeati nell'agenda mediatica italiana. Questo perché i mass media italiani non fanno informazione, ma fanno propaganda e inoltre spacciano disinformazione. E questi sono fatti che basta andare a vedere ed ascoltare. Se poi uno ha anche una televisione satellitare, la cosa è ancora più grande ed eclatante se si raffronta quello che si trova sul satellite, sulle trasmissioni in chiaro, piuttosto che dentro l'acquario dei pesci del digitale terrestre. Comunque, a parte questi commenti esogeni, c'è da dire, veniamo quindi al tema principale della bloggata audio. Che cosa è successo politicamente in Italia in questi ultimi 5 anni di governo del PD? L'attacco cattocomunista all'Europa. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, il buon De Gasperi nel 1947 chiese la CED, Comunità Europea di Difesa, ma la Francia, dopo l'invasione nazista, voleva l'atomica. La Germania era divisa in Repubblica Federale di Germania e Repubblica Democratica tedesca, la Spagna era una dittatura, la Gran Bretagna aveva ancora memorie imperiali. Il risultato fu che Canada e Stati Uniti proposero la NATO. La NATO è composta da stati nazionali. Gli USA lasciarono nella Guerra Fredda dal 1947 fino al 1989 un possente dispositivo bellico a difesa dell'Europa, dispositivo bellico americano che fu osteggiato dai comunisti italiani pagati dall'Unione Sovietica. I comunisti italiani hanno sempre perorato un'invasione sovietica in Italia. Questi sono fatti storici. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i molti popoli dell'Europa occidentale, con le ferite ancora aperte, mancando di tutto, non avrebbero compreso l'utilità di imposte federali europee per finanziare un riarmo europeo. Nel 1989 la Guerra Fredda finì,
francese mutò in Unione Europea. L'ECU si trasformò in euro. Paesi europei dell'Est, che erano stati abbandonati dopo la Seconda Guerra Mondiale sotto il giogo comunista come stati cuscinetto voluti da Stalin, divennero paesi europei e per entrare in Europa fecero pesanti sacrifici di bilancio. In Italia nessun partito politico ha mai voluto ripagare il debito pubblico italiano. Già nel 1999 la legge sulla protezione umanitaria fu priva di ragioni storiche e prospettiche e senza avere una reciprocità europea, legge prodiana, che già mostrava nel 1999 l'intenzione prodiana di usare la bomba demografica africana per sviare la questione finanziaria italiana usando il tema dell'immigrazione nell'agone politico bipolare italiano. Berlusconi non invocò mai gli Stati Uniti d'Europa, temeva forse l'avvento di reati federali europei. Prodi e Renzi non invocarono mai gli Stati Uniti d'Europa perché è evidente che sono comunisti. Seguirono alla lettera i deliri di Lenin, il quale profetizzava che gli Stati Uniti d'Europa sarebbe stato uno stato reazionario e ogni buon comunista ne avrebbe dovuto impedire la nascita. Fino adesso questi sono tutti fatti storici che potete appurare trovando i vari link nella mia bloggata. In Italia, negli ultimi 5 anni, Renzi svuota Africa, il nomignolo è degnamente meritato sul campo, il fiorentino, mai votato da nessuno, ha deportato con ONG e con navi militari, guardia costiera e della guardia di finanza, nel business dell'Africa Ferries, più lucroso del traffico di droga, come abbiamo visto dalle pubblicazioni giornalistiche, più di 700.000 immigrati clandestini dal 2013 ad oggi, in relazione alla data ovviamente della bloggata. In Italia, benché con tassi reali negativi, il fiorentino ha sfondato tutti i record di debito pubblico italiano, ha rinviato 3 volte il Fiscal Compact, ha massacrato i lavoratori privati con le leggi infami, non ha licenziato nessuno dei 3,5 milioni di dipendenti pubblici, ha introdotto il bail-in snaturando la normativa bancaria italiana, ha aumentato la tassa sul capital gain e l'ha trattenuta su interessi massacrando il risparmio, senza differenziare tra appunto piccolo risparmio, previdenza e la speculazione finanziaria, che ovviamente è un'altra cosa. L'Europa inoltre gli ebbe a chiudere le porte in faccia sospendendo Schengen perché l'Italia aspergeva per tutta l'Europa centinaia di migliaia di immigrati clandestini. Wikipedia ricorda in Italia che nella Seconda Guerra Mondiale c'erano 619.947 alleati al maggio del 1944. Numeri storici confermano l'invasione in Italia, senza scomodare i 2,8 milioni di disoccupati italiani, i 250.000 laureati italiani costretti a lasciare l'Italia perché il tessuto industriale italiano non è capace di assorbirli, tralasciando anche i 2.300 miliardi ed oltre di debito pubblico italiano, tralasciando la pressione fiscale e il diritto positivo caotico in Italia che soffocano imprese e famiglie. Per i cattocomunisti l'invasione africana dell'accoglienza infinita deve sfociare in ius soli, oppure come lo chiamano adesso ius culture, a 5 anni non cambia niente, allargando ovviamente la base elettorale del PD, che sogna 1,2 miliardi di voti in comunisti africani, cioè la sostituzione etnica degli italiani e l'invasione dell'Europa. Ci sono varie dichiarazioni che potete trovare sulla mia bloggata, quindi documenti storici del 13 aprile 2016 sul Fatto Quotidiano, in cui Mattarella, il nostro presidente, dichiara: i migranti sono una risorsa. Il 9 di maggio del 2007 Mattarella invoca l'articolo 35 per gli immigrati clandestini, articolo 35 della Costituzione, questo lo dovrebbe andare a rileggere bene. Il
3 di luglio del 2018, un'altra volta a Mattarella in Estonia, un piccolo stato piccinissimo del nord Europa che si è occupato i 70 anni di comunismo, decide di andare a parlare di Stati Uniti d'Europa. Mattarella ebbe la grande genialone idea di cominciare a parlare di accoglienza estone per gli immigrati clandestini africani. Ora ditemi voi se non è una cosa comica. 10 luglio del 2018, nave Thalassa imbarca 67 immigrati clandestini salvandoli dal naufragio, poi fece rotta verso la Libia di concerto con la guardia costiera libica, ma i vari migranti si ribellarono diventando pirati e inibirono l'equipaggio di nave Thalassa. La nave della guardia costiera di Roma, spedita da Toninelli, la nave di Ciotti, imbarcò i 67 immigrati clandestini, pardon. E invece di fare rotta sulla Libia, come tutti penso che avrebbero immaginato, coordinandosi con la guardia costiera libica, scaricando così i pirati, nave di Ciotti fece rotta verso Trapani. Il 12 luglio del 2018 Salvini mandò la polizia a bordo per indagini e bloccò lo sbarco. Mattarella telefonò a Conte e questi autorizzò lo sbarco dei 67 pirati immigrati clandestini. Ora ditemi voi se questa è una realtà comica e surreale. Dal presidente Mattarella, che dovrebbe essere il presidente delle forze armate. Vabbè. Tuttavia, il punto principale è che il debito pubblico italiano è da tempo insostenibile. Il prossimo governatore BCE sarà probabilmente un teutonico o comunque un filo teutonico. La francese Lagarde già si sa. E anche se l'Italia espellesse i 670.000 immigrati clandestini deportati in Italia, la BCE molto probabilmente non comprerebbe altro debito italiano, anzi è probabile che ne venda, essendo la BCE molto esposta al rischio bancarotta italica. Le tensioni nella BCE sono enormi. Recentemente, giusto qualche giorno fa, alla data del 28, mi sembra, 27 settembre 2019, esponente teutonico in BCE ha dato le dimissioni per evidenti e forti contrasti. Vabbè, a parte questo, c'è da evidenziare che le priorità strategiche, a mio avviso, per l'Italia e per l'Europa avrebbero dovuto essere: 1. Il XXI secolo non porterà pace e prosperità, ma guerre uniche due e forse anche una terza guerra mondiale. Prioritario per l'Europa fare gli Stati Uniti d'Europa minimi, quindi cioè la CED De Gasperi, cioè la Comunità Economica, la Comunità Europea, pardon, di difesa. La nascita di Use Armi, Use Navi, Use Air Force per debellare in Europa tutti i rischi di guerre future tra europei, per disporre così finalmente di una difesa continentale dell'Europa. 2. L'obiettivo 1, cioè quello della nascita degli Stati Uniti d'Europa, ossia della CED De Gasperi, è un obiettivo che è compatibile con il secondo obiettivo, ossia quello, la necessità dell'Italia di ripagare il debito pubblico. Se infatti l'Italia non ripagasse il debito pubblico, nei prossimi decenni non avrà spazio per fare altro indebitamento e finanziare investimenti per mitigare i danni da cambiamento climatico in Italia. È prioritario per l'Italia e l'Europa respingere ed espellere in modo assistito i migranti economici africani. Così il messaggio sia chiaro in Africa da subito: gli africani devono costruirsi, volenti o nolenti, il loro futuro in Africa, perché l'Africa è la loro casa. È prioritario per l'Europa finanziare dall'ONU politiche di controllo delle nascite in Africa, anche se ormai sono tardive. Perlomeno negli stati africani più densamente popolati. Inoltre, c'è da considerare il fatto che in Italia il reddito pro capite è in deterioramento, già si distingue il pattern della curva di Seneca e del collasso, ma i cattocomunisti negano l'evidenza e la dura realtà prospettica e per nascondere le proprie responsabilità politiche negano il fatto che nei decenni a venire gli impatti di cambiamento climatico, megatrends e la struttura del sistema economico in rapporto alla crescente competizione mondiale, accentuata da scarsità di materie, semilavorati, energie e quant'altro,
diciamo, resa ancora più acuta dalla detonazione di crisi valutarie e finanziarie, finisca appunto per indurre un PIL e una produttività italiana che saranno necessariamente calanti. Tanto comunisti nega tutto questo. Ora, una curva demografica calante, come ho detto già mille volte, potrebbe aiutare a mantenere un PIL costante o perlomeno viscoso verso il basso, ammortizzando in parte il collasso economico. Tuttavia i cattocomunisti hanno altre priorità. I cattocomunisti dicono che il XXI secolo porterà pace e prosperità e non si deve temere il futuro. La UE non deve investire in sistemi d'arma e difesa continentale. Anzi, più l'Europa è divisa militarmente, più l'Europa è in difesa militarmente, tanto meglio è per i cattocomunisti. Infatti, chi propone una difesa europea è bollato dai cattocomunisti come neonazista e reazionario fascista. Povero De Gasperi oggi sarebbe bollato come un neonazista reazionario fascista. 2. È prioritario per i cattocomunisti inondare l'Italia e l'Europa da africani, dilatando i flussi per dare, dopo appena 5 anni, il diritto di voto e la cittadinanza italiana ed europea. Ius soli, ius culturae, chiamatelo come vi pare, comunque 5 anni. Allargando così la base elettorale cattocomunista. Cattocomunisti vorrebbero fare esproprio proletario e fare default, ossia non ripagare il debito pubblico italiano, come tutti i politici italiani d'altronde sono della stessa opinione a non volerlo ripagare nemmeno in parte. Inoltre i cattocomunisti sono propensi a fare debito europeo in modo smodato, da spendere in spese correnti in favore di immigrati africani in dimensioni che, come abbiamo visto o come potete andare a vedere sul podcasting delle guerre del cambiamento climatico, nei prossimi decenni avranno valori stratosferici, si conteranno milioni appalate come noccioline. I cattocomunisti propinano la favola che non è vero che l'Africa sia sovrappopolata. I cattocomunisti osteggiano tutte le politiche di controllo delle nascite in Africa e negano che nei prossimi decenni i problemi climatici in Africa si intrecceranno in modo insolubile con la bomba demografica africana, prendendo il contesto del Nord-Est Africa, esplosivo per gli europei. Parafrasando la signora Thatcher e parlando dell'Italia, i molti partiti comunisti italiani che stanno a sinistra, al centro, a destra e pure in Vaticano finiranno il 31 di ottobre 2019 anche i danari di Draghi. Un saluto, ciao. Come proscritto non troverete le ragioni a tergo della bloggata sul perché la legge sulla protezione umanitaria varata dal governo Prodi nel 1999 non ha nessuna logica. Qui ve lo dico in poche parole: non ha nessuna logica perché l'Italia non ha nessuna responsabilità storica in Africa. L'Unità d'Italia fu fatta nel 1871, le politiche coloniali iniziarono dal 1492 per Gran Bretagna, Portogallo, Spagna, Francia, Olanda, Belgio. E quindi noi dal 1871, con Breccia a Portapia, l'Italia nacque come Stato nazionale e da quell'anno iniziò a fare politiche coloniali, ma prima l'Italia non esisteva, quindi non c'era come Stato coloniale. Inoltre, in Libia gli italiani non prelevarono nemmeno una goccia di petrolio perché non si accorsero che il cassone di sabbia c'era sotto un mare di petrolio. È vero che il macellaio Graziani ebbe a gassare le popolazioni del Corno d'Africa, però la colonia fascista del Corno d'Africa cadde nel 1941 perché rimase senza munizioni e senza rimpiazzi. C'è da ricordare per gli analfabeti italiani che durante la Seconda Guerra Mondiale Suez e Gibilterra rimasero sempre in salde mani britanniche.
Inoltre, la normativa prodiana del 1999 sulla protezione umanitaria non ha nessuna logica di reciprocità in Europa, cioè non esiste una norma simile in Europa, e questa è la ragione perché qui in Italia i mass media continuano a parlare di migranti climatici e di profughi, mentre in Europa tutti gli stati nazionali li considerano migranti economici, perché in Europa non esiste la legge prodiana sulla protezione umanitaria, mentre in Italia sì. E questa, diciamo, differenza di normativa crea un muro. Inoltre, la normativa prodiana del 1999 sulla protezione umanitaria non ha nessuna logica prospettica, dato che l'Italia è una penisola che si promana nel Mediterraneo e di fronte a lei c'è la bomba demografica africana che sta detonando. Oggi da 1,2 miliardi nel 2050 2,4 miliardi, cioè due Cine. Oggi sono già una Cina, l'Africa, e entro 30 anni sarà l'Africa due Cine. Ora ditemi voi se ha senso mantenere la legge sulla protezione umanitaria. Un saluto, ciao.